Ciao belli di mamma, siamo ritornati qui con Jimmy e con la nostra cara Lydia in Skyrim. Purtroppo abbiamo perso un valido compagno, Mr. Cappuccino. Mr. Cappuccino, ti ricorderò per sempre, sarai sempre nei nostri cuori. Ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo salvare questo mondo. Dobbiamo salvare, come cazzo si chiama, Tamriel. Beh, insomma, Skyrim dobbiamo salvare. Cos'è? Fammi leggere. Emblema 1. Prima dell'avvento dei uomini, i draghi regnavano su tutto il Mundus. Cos'è il Mundus? Il mondo? Può essere? Vabbè, la loro parola era la voce, e parlavano solo per vere necessità, perché la voce poteva oscurare il cielo e inondare la terra. Oh mio Dio! Tipo se dice... Oh, caprette! Come se dicevano tipo capra, distruggevano una regione, quindi dovevano regolarsi. Eh sì, mie care caprette. Oh, lupo di merda. Lascia stare le mie caprette. Ok. Ciao, lupo. Addio. Bye bye. Aspetta, adesso puoi scivolare. Addio. Bye bye. Ciao. Whee. Mi mancherai. Va bene. Ma in teoria sul menu posso vedere quanta gente, quanti animali ho ucciso? O no? Dopo devo guardare. Perché adesso non credo che vi interessa. E questi quanti cazzo, quanti scalini erano? 7000? 1000 scalini? Yeah, 1000 scalini per noi. 1000 scalini, oh yeah. E caprette, su, muovetevi. E il mio vigore è andato a puttane, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Chi c'è qui? Chi sei tu? Sei un bandito oppure no? Ciao. Sì? Mi Cosa stai facendo? piace passare del tempo quassù, salire i gradini, meditare sugli emblemi. E lungo la strada non mi dispiace catturare un po' di cacciagione. Ok. Tagliati quei Sì, peletti sulla chissà pancina per cosa accadrà piacere. quando i monaci lo vedranno. Mi chiedo cosa Vai, sta significhi. cominciando a piovere. Perfetto. Alla Sì, prossima volta. ciao. Allora, emblema 2. Gli uomini apparvero e si diffusero su tutta la superficie del Mundus. I draghi presiedavano alle masse. Presiedavano, sì. Boh, vabbè. Gli uomini erano deboli e non avevano voce, quindi non potevano parlare, poverini. Perfetto! Questa pioggia dà qualcosa di epico a questa salita su questi 1000 scalini. Ma almeno sono 7000 scalini oppure sono... Aspetta, quanti cazzo di scalini sono? Se mi sale. Oh, ok, fanculo. Non è che si è buggato tutto. Sono abbastanza fottuto. Yeee. Perché si bugga ogni volta. Yeee. Ciao. Oh, lupo di... Oh, quanto cazzo di danno fa? Brutto, stronzo. Bastardo. Cosa sei, il boss dei lupi? Brutto, stronzo. Mi sta uccidendo. Sì, ho visto. Ok. Che culo. Grazie, Lydia. Bello. Grazie, Lydia. Mi hai salvato. Oh, ok, mi sono perso. Dove devo andare adesso? Devo andare qua? Sì, ok. C'erano le rocce in mezzo e non capivo dove andare. Cambiamo. Aspetta, facciamo così. E ok, l'ho capito. Devo andare ogni volta. Mamma mia, che due coglioni. Ah, ha fatto salvataggio automatico. Oh, che gentile. Se mi vai sulla magia. Oh, che bravo, mi sei andato sulla magia. Oh, scusami, se ci vengono altri lupi del cazzo, li facciamo arrosto. E qua non va ovviamente. Porca di quella troia. Uno si deve incazzare con sto gioco perché. Ciao lupo! Ok. Ciao lupo, muori! Ok. Così mi piaci quando sei morto. Così morto mi piace. Avevano tutti gli anelli, che cazzo. Dove ce l'avevo questo anello nello stomaco? Oh, fappa time. Oh, bello. Suggestivo. Ciao capretta. Ciao. Cioè io sto guardando il bel cielo e questa capretta satanica mi rovina tutto. Ok, aspetta. Cicato di cattiveria. Mi rovini tutto, capretta! Muori! Muori, capretta, muori! Sì.
La carne è già cucinata. No. Ok, non è cucinata, va bene. Sarebbe bellissimo se tipo tu li uccidi così e... vabbè, non volevo la ciotola, però vabbè. Allora, emblema 3. Sarebbe bellissimo comunque che tu li uccidi col fuoco e ti ritrovi la carne cucinata, ma vabbè. Nei tempi antichi lo spirito primigenio, forse primogenito, beh vabbè, gli uomini era forte. Non temevano di affrontare i draghi e le loro voci, ma i draghi con un semplice urlo li abbatterono nello spirito e nel corpo. Yeee! Siamo fottuti! Yeee! Ma noi siamo una cazzo di lucertola! Yeee! Oh! Da dove è uscito quel lupo lì? What the fuck? Dove cazzo sei uscito? Muorici! Adesso Lidia mi muore per questo lupo. Oh! Mio Dio, con quale animazione orribile! Ma va bene. Dettagli. Sbaglio c'è. Ah, ok, è la capretta, ok. Lidia, tutto a posto? Come stai, Lidia? Sono dietro di te. Ok. Tu va avanti, io ti seguo. Ok, tranquilla. Mi segui almeno? Ok, ok, brava, brava, mi piaci così. Energica così, ti voglio. Cattiva. Perché non mi va giù? Oh, porca di quella... E uno non si deve incazzare con Skyrim perché si bugga sulle cose basilari. Quando sarò nella merda sarò abbastanza fottuto. Beh, mi tengo le fiamme, non ho voglia di stare a cambiare ogni volta. Volevo mettermi cura, ma se non mi fa andare... Ciao... Coso di sassi con la sciarpa. Come stai? Bene? Con quale musichetta? Oh yeah, cielo. Oh sì, nevica. Oh sì. Fab time. Oh yeah. Oh yeah. Ok, quanti scalini abbiamo fatto? Non lo so, ho perso il conto, anzi non l'ho neanche mai iniziato a contare. Whee! Ciao! Ciao tizio! O tizia! Tizia, quello. Hai sentito... Se ti stai dirigendo... Sì, sì. Ero appena fuori da Ivarstead quando è successo. Un momento davvero esaltante. Erano secoli che non accadeva una cosa del genere. E chi sei? Una semplice pellegrina. Preferirei che le cose restassero così. Oppure una puttana, eh? Cosa? Salgo i gradini, medito sugli emblemi. Ogni anno compio questo viaggio. Va bene, brava. E i lupi li hai uccisi te? Oppure... Cioè, non sta a uccidermi i lupi? No. Allora, Kinette invocò Partunas, che ebbe compassione dell'uomo. Insieme insegnarono agli uomini a usare la voce. Allora scoppiò la guerra dei draghi. Drago contro lingua. Ok. Secondo me vincevano i draghi perché con la lingua non è che gli puoi fare chissà. Li lecchi. Li lecchi di cattiveria. Mi sembra giusto. Con quale venticello malvagio. Se ci muoviamo per piacere, Jimmy. Visto che abbiamo un po' di stamina. Ok. Cazzo è quello? Cos'è quello là? Ok. Ne sa tanto che uno di quelli tosti, vero? Muorici. Ah, ok, ok, ho capito qual è. Il troll, ok. Che i troll in teoria odiano il fuoco, quindi. Dio mio, quanti danni! Ma siamo matti! Siamo ma... Oh, non sta neanche a provarci. Non sta neanche a provarci. Dio mio. Tu non sto robo. Oh. Uccidilo. Uccidilo, Lidia. Lidia, su. E che ce la facciamo? Sì. Fanculo. Cazzo di troll, wow. Sai cosa ti dico? Sei senza pisello, quindi... Succhia. Succhia. Bello. Hai tre bei occhietti. Che bello che sei. Ma sei senza pisello. Mi dispiace. Oh, povero il troll senza pisello. Hai visto Lidia? Che bravo che sono stato. Adesso. Oh, perché non mi fa andare? Almeno ho fatto salvataggio automatico. Almeno quello. Dai, su. Dai cielo blu, ok.
Bravissimo. Tollo di merda sei. Eri un tollo di merda. 5. Emblema 5. Gli uomini vinsero e cacciarono Alduin dal mondo. Che Alduin è nostro fratello. Il nostro cugino. Boh. Cosa avevo detto? Beh, il nostro fratello. Dimostrando a tutti che anche la loro voce era forte. Sebbene i molti si sacrificarono. Oh. Che peccato. Ciao, Sasso. Con la sciarpa. Tu come stai? Mm? Tuo fratello là stava abbastanza bene. Che cazzo è quello? Ah, ok, sempre l'aurora, la boreale. Ho freddo. Credo di avere un po' di freddo. Ci scaldiamo un po'. Perché c'è un venticello freddo qui. Dovevo andare a Sanremo, cazzo. Dai, su. Curiamo un po'. Adesso ci troviamo tipo 20.000 troll a romperci il cazzo, ma quelli sono dettagli. Dai, su. Un altro emblema e un altro sassolino. Quanti cazzo di emblemi ci sono? Capite che gli uomini alla fine hanno vinto? Dai, sei. O con le lingue ruggenti i figli del cielo conquistarono tutto, fondando il primo impero con la spada e la voce, mentre i draghi sparivano da questo mondo. Ah, insomma, è proprio da secoli secoli che... Anzi, quasi millenni che non ci sono più sti stronzi. Adesso sono usciti dal culo, perché? Chi lo sa? Chi lo sa? Dai, su. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Se cado giù sono fottuto. Allora, emblema, quello è 7, sì, 7. Le lingue andarono umilmente alla montagna rossa. Jurgen Windagall cominciò la sua meditazione dei 7 anni per comprendere come le forti voci potessero fallire. Ho letto bene? Boh, comunque io non ci ho capito una sega. E quelli sono dettagli, vabbè, sono dettagli. Siamo giunti ormai a sto posticino. Oppure manca ancora tanto? Ancora? Quanti cazzo di emblemi ci sono qua da leggere? Questo è l'8. Allora, giunge... Vabbè, quel nome. Fece il silenzio e ritornò. 17 avversari non riuscirono ad abbatterlo urlando. Giurger, il calmo, costruì la sua casa sulla gola del mondo. Che sarebbe uno dei primi barba grigia, Giurger, qua. Boh. Va bene. E non c'è niente. Dai! Oh, ma io ho perso il conto degli scalini. Li avevo perso anche prima perché non avevo niente. L'ho già detto questo, vabbè. Siamo arrivati. Ah, yeah. Senza stamina, ma siamo arrivati. Sei contenta? Lidia? Ok. Lidia, siamo arrivati. Oh, i mille scalini superati. Sì. Sì, i mille scalini. Sì. Sì. L'ultimo emblema. Fuck you. Orgar alto. Sì, fanculo. Emblema 10. Oh, X-Factor. Venera la voce. Segui il sentiero interiore. Parlo solo per la vera necessità. Ok, non parlerò più allora. Sto sprecando ossigeno. Oh, mio Dio. Ah, fanculo. Io che ci contavo. Mi hai trollato. Vaffanculo. Qua c'è qualcosa di interessante. Un sacco. Pozione. Lingua di dog, cazzo. Ah, vabbè, il fiore, vabbè. Ti copro le spalle. Sì, sì, devi fare una cosa per me. Succhiamelo. Ok. Castra. Oh, mio Dio, lo so che sono sconcio. Proprio. Oh. Dall'altra parte. Va bene. Cazzo, ho sentito una musichetta strana. Ok. Orgar alto. Va bene, ragazzi. Io con... Oh mio Dio, quanto cazzo siamo in alto? È il punto più alto questo qua. Fatemelo sapere. E... Oh mio Dio, soffro di vertigini. Ve l'ho detto mille volte, ma soffro sempre di vertigini. Oh cazzo, quanto siamo in alto? Colpa tua! Oh sì. Anch'io faccio sempre ag. Alla prossima, ragazzi. Bello però. Cioè, è suggestivo. Mi stanno venendo i brividi, ma va bene. Bye bye.